Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Palata, il borgo dalle antiche tradizioni. Nel 1496, conseguentemente a un'epidemia di peste nera che sterminò gran parte degli abitanti, giunse a Palata una comunità serbo-croata, in fuga dall'oppressione dei turchi, che si inserì tra la popolazione palatese. Palata è attraversata dal famoso tratturo Atelena-Biferno, una delle famose strade create dai pastori per spostare le loro greggi tra Puglia e Abruzzo. L'importanza storica di queste vie è davvero influente, in quanto per molto tempo furono motore economico e sociale di questi territori di campagna, favorendone lo sviluppo sia dal punto di vista urbanistico che industriale. Le origini contadine sono alla base delle tante feste, da quelle religiose a quelle più folcloristiche, che ancora oggi vengono rigorosamente celebrate durante l'anno, a testimoniare la grande attenzione che i palatesi riservano alle loro origini e tradizioni. Sono proprio il lavoro agricolo, il bestiame e i cicli della natura, i valori che animano le manifestazioni, come la festa di Sant'Antonio Abate, protettore dei maiali e di tutti gli animali, che viene festeggiato il 17 gennaio con una rappresentazione del santo in processione per il paese, accompagnato proprio da animali domestici. Vi è poi, a proposito di tradizioni contadine, la festa in commemorazione della morte di Sant'Antonio da Padova e in onore del ritorno delle greggi dalla Puglia. In questa occasione si svolge una suggestiva sfilata per il paese di carri trainati da buoi e addobbati con i fiori. Un altro evento importante è quello della revocazione della mietitura e trebbiatura, in cui viene revocata la mietitura con canti, balli e visite alle macchine agricole dell'epoca. Thank you.